cioè il DPR 639 del 1970, ha un ruolo e un compito di raccordo tra il territorio, di cui in gran parte è una rappresentanza, comunque anche totalmente è una rappresentanza, e questo istituto che ha una funzione così specifica, che va soltanto, non soltanto nella materia previdenziale, ma va molto fortemente anche nella materia che è assistenziale. Senza entrare in altri ragionamenti in questo ambito, un saluto appunto anche perché ancora non l'ho fatto in maniera puntuale, ai dipendenti dell'istituto, alla segretaria del comitato, ma soprattutto per l'istituto, a chi ha collaborato a questo lavoro, che è il dottor Paoletti e il responsabile Main, ma ancora un saluto alla dottoressa Tamburrini, alla signora Cola Picchioni che è appena uscita, la dottoressa Magaluso. Abbiamo il piacere di averli qui oggi e anche una testimonianza di quello che al dottor Sauro Casciani, che ci accompagna sempre organizzativamente in tutte le attività all'interno e all'esterno dell'istituto. Un ringraziamento a tutti per aver contribuito a realizzare questa giornata, un ringraziamento, diceva il Comitato, proprio perché realizza un momento di trasparenza. Un ringraziamento particolare, perché mi sono dimenticata, anche agli ordini professionali. A questo punto penso che del Comitato non è necessario entrare nel dettaglio, se non per dire che è composto da 14 persone, così saltiamo direttamente a quella slide, torniamo dopo indietro. Diciamo che questo Comitato viene configurato dalla legge 88 come un organo periferico dell'Istituto, come un organo dell'Istituto, articoli 46 e 47 della legge 88, in particolare come un organo, perché lo dice all'articolo 1 che è un organo, lo definisce poi un organo periferico, un organo al cui interno opera una commissione speciale per i lavoratori dipendenti, che assomma su di sé il contenzioso amministrativo che in gran parte fa capo all'invalidità vecchiaia e superstiti e ha delle commissioni che sono quelle dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri, degli artigiani e commercianti che guardano più specificatamente questi settori di lavoro autonomo e in particolare alcune specifiche tipologie di problemi e di attività e quindi di ricorsi. In questo momento noi abbiamo voluto, come comitato e come direzione dell'INPS, rappresentare quindi a tutti i cittadini, oltre che al contesto operativo, professionale, sindacale, anche politico-amministrativo del territorio, abbiamo voluto rappresentare quella che è la realtà dell'istituto. Conseguentemente voi non troverete nella prima parte del lavoro che vi sarà poi consegnato uno studio definitivo, completo e totale di quella che è l'economia provinciale. Troverete, per quanto è stato possibile, uno sviluppo di dati, una serie di dati coordinati tra di loro che si riportano a quella che è la competenza specifica dell'Istituto e alle materie che vi vengono rappresentate. Per cui potrete trovare che su alcuni argomenti sarebbe il caso di puntualizzare magari certi movimenti, certi passaggi, certi flussi, non sono approfonditi perché non è una tematica soltanto di studio, è una tematica che si rapporta a una realtà operativa dell'Istituto nei confronti dei cittadini. Il sottotitolo, come avete visto, è verso gli utenti. E su questa cosa ne abbiamo parlato con la direzione e con i funzionari piuttosto diffusamente. Piuttosto diffusamente proprio perché abbiamo voluto e vorremmo rappresentare, sperando di riuscirci in questa giornata, quello che l'INPS è non come risultati raggiunti che fanno poi altri esiti, altre circostanze all'interno e all'esterno, ma come sta camminando, come si muove verso l'utenza in un percorso che si sta dimostrando significativo, che può migliorare, per il quale tutti sono impegnati a migliorare. Quindi un momento su questo sguardo d'insieme. Partiamo, io direi, direttamente da quello che è il territorio. Non ho la pretesa né di riuscire a fare una grossa sintesi economica né di essere la persona più indicata per un approfondimento, per uno studio che sia e demografico e economico e sociale. Comunque abbiamo raccolto alcuni dati e
vi rappresentiamo passando velocemente quello che secondo noi sono, perché il tema poi è l'istituto, quello che sono i passaggi fondamentali. Il passaggio fondamentale, la provincia la conoscete tutti, 73 comuni, una popolazione che all'ultimo dato rinvenuto, i nostri dati sono dati Movimprese, sono dati Istat e sono dati direttamente fonte dell'istituto. Un territorio con 158.981 residenti, poco significativo a livello nazionale, 0,26 della popolazione nazionale. La densità della popolazione, quindi la presenza, l'insediamento della popolazione è sicuramente estremamente basso, 57,84 per chilometro quadrato, sempre riferita alla data. Per il resto orograficamente la provincia noi la conosciamo. Possiamo dire che c'è un movimento di leggera oscillazione, avevamo raggiunto circa 8 anni fa oltre 160.000 abitanti, siamo riscesi a livelli più bassi, nel 2013 a 156.000, siamo risaliti nel 2014 a 159.620, stiamo a 158.981. Di fatto è un territorio scarsamente popolato e se noi andiamo alla tabella che segue, vediamo anche qual è la realtà dei suoi 73 comuni. La realtà è che abbiamo soltanto un comune, naturalmente il capoluogo, 15.000-45.000 abitanti. Abbiamo un altro comune che si insedia nella fascia immediatamente inferiore, da 10.000-15.000, ma noi sappiamo che Fara Sabina, intendendo per Fara Passo Corese, è sicuramente anche un appendice dormitorio di Roma e anche una propaggine di un territorio che è contiguo e che tende ad espandersi da Roma, ad inglobare la capitale, a ringlobare il territorio di Roma capitale operativamente senza chiederci neanche il permesso, secondo me. La realtà nostra è che noi abbiamo tantissimi comuni che sono tra 1.000 e 5.000 abitanti e ci abbiamo il 52%, quindi la maggioranza dei comuni, che hanno soltanto fino a 1.000 abitanti. Ma un altro dato è che l'età media della popolazione, quindi rapportando i due elementi e facendo la media ponderata della popolazione di ogni età con quello che è la fascia di popolazione, vediamo che 45,9 è l'età media. Beh, naturalmente per il Lazio è la più alta del territorio. E un altro dato che a me interessa particolarmente, e perché è una conseguenza dell'età, è che il 22,81% della popolazione ha più di 65 anni, quindi è una popolazione che invecchia, ma è un movimento che, per chi segue, qui il presidente Regnini ci può dire ancora meglio di come lo sto esprimendo io, che è un invecchiamento della popolazione che fa data ormai in provincia di Rieti da parecchi anni, che prima era più sensibile nelle realtà più limitrofe. Avevamo verificato circa 10 anni fa che in territori per esempio come Nespolo, che ha numericamente pochissimi abitanti, c'è una senescenza di 247%, questo livello purtroppo sta salendo in tutto il territorio provinciale, sta interessando tutta la provincia. Lo ricaviamo questo ragionamento anche dall'esame che possiamo fare nella tabella numero 4, se ci siamo, della distribuzione della popolazione per fasce d'età. Noi vediamo che le persone che hanno meno di 25 anni, e sappiamo che la forza lavoro si calcola da 15 anni in poi, quindi comprendendo una fascia anche della forza lavoro, che la popolazione che va fino a 25 anni è il 21% del totale. La popolazione invece che ha oltre 65% di anni di età è il 24% del totale, è una fetta decisamente consistente, e la quota fortemente attiva, perché sappiamo che la forza lavoro parte da 15 anni, ma la forza realmente attiva 25-65 anni è del 55%. Francamente, da questo dato la direzione dell'INPS ha voluto poi ricavare degli altri dati che sono significativi e che ci danno intanto l'indice di vecchiaia. Dicevamo, era prima molto forte in comuni marginali, quelli che vivono fondamentalmente d'estate, che soprattutto chi fa patronato, sindacato eccetera conosce molto bene, oltre che lo conosce sicuramente tutta la struttura dell'INPS, che
La percentuale generale è di 202,7 nell'anno 2014, a fronte di una media nazionale che è di 157. È chiaro quindi che c'è un invecchiamento progressivo di questa popolazione che è estremamente pesante. Che è pesante, che non è significativo, è direttamente pesante perché influisce non solo sulla struttura, influisce sulla richiesta di servizi, influisce sulla necessità di organizzazione della vita sociale, influisce sulla necessità di interventi. La direzione ha calcolato anche l'indice di dipendenza strutturale. Anche questo per ora non si discosta come vediamo molto. Che cosa ci dice? Che ogni 100 attivi, 56,3 sono i non attivi. In Italia sono 55. Non staremmo ancora, diciamo, in termini molto negativi. Dovremmo dire che il trend è quasi meno veloce di quello nazionale. Se andiamo poi all'indice di dipendenza strutturale degli anziani, quanti anziani ogni 100 attivi, che non è poco, 2014 ci risiamo, 37,7 anziani a Rieti, 33,7 in Italia. L'ultimo indice di struttura che è stato quindi il numero indice nel rapporto popolazione che troviamo da 40 a 64 sulla popolazione che invece va da 15 a 39, quindi che cosa si dà questo indice di struttura? L'invecchiamento della popolazione attiva, e questo invecchiamento della popolazione attiva purtroppo è più alto naturalmente a Rieti di quanto non sia a livello nazionale. Andando ancora più velocemente in un tema che diciamo conosco per averci lavorato per tanto tempo, il sistema imprenditoriale. Il sistema imprenditoriale conta ad oggi quasi 15.000 imprese, 14.844, ma con una diminuzione di 419 unità. Più che questo numero mi impressiona la diminuzione delle imprese attive. Sono meno 465 in un triennio, ma un altro dato secondo me va considerato insieme, che mentre le imprese cessate un po' altalenanti hanno trovato nell'anno 2015 una quasi stasi, sono le imprese di nuova iscrizione che non raggiungono più i livelli del quinquennio precedente, perché siamo attestati a una cifra di 843 che rappresenta un numero storico, perché nelle precedenti serie storiche esaminate è un numero storico, ma è un numero che non è indice di grande vitalità. Quindi indubbiamente c'è ancora tempo perché questa progressione possa riprendersi con continuità. Ci sono dei momenti, dei passaggi, ma che possa riprendersi con continuità. Un altro momento particolare che fa la nostra caratteristica saliente è quello del tessuto imprenditoriale. La maggioranza delle nostre imprese sono imprese individuali, 9.499 nel 2015. Dottor Mitolo, come lei pensa, 10.000 e anche più lo erano precedentemente, sono a diminuire, ma non per tanto e non solo perché c'è un movimento verso imprese che hanno altra forma giuridica, secondo me, più che essere diversamente strutturate, perché la riforma del diritto societario ha sicuramente influito. Vediamo che diminuiscono le società di persone, dove la responsabilità è forte e le difficoltà diventano anche personali quando c'è un problema, aumentano le società di capitali, ma sappiamo che oggi è molto più facile costituire una società di persone anche con un unico socio, con un modestissimo capitale, e quindi è sicuramente una forma più facile e di maggiore garanzia per un'impresa che in questo momento sicuramente si presenta ancora più di prima, per un'impresa di qualunque natura e di qualunque genere, che si presenta rischiosa, ma che sicuramente col tempo storico che è, a mio modestissimo giudizio, vale sempre la pena di tentare, mi dovete perdonare, ma si vede nella vita da dove ognuno di noi viene, e questo è il mio intendimento. Naturalmente c'è da dire che c'è un fermo per quello che attiene il settore cooperativo, è nel settore cooperativo un momento di stasi, e quindi è un momento che va
tutto sommato, diciamo, non va fatto in questo momento un discorso specifico sulla cooperazione, perché è in una fase di stallo e magari sarà opportuno rimandare ad altre occasioni. I settori di attività economica, allora noi vediamo che ancora abbiamo come imprese una grossa fetta del settore commercio, abbiamo una fetta ancora più grossa del settore agricolo, abbiamo i servizi e sui servizi va detta una cosa, che i servizi in questo caso non sono quelli strettamente connessi al commercio, come può essere il servizio turistico, alberghiere, eccetera, ma sono quei servizi che vanno dal noleggio alle attività immobiliari, alle intermediazioni e anche i servizi alle imprese. Peraltro abbiamo anche qualche rappresentante di settore che è venuto stamattina e è presente con noi. Quindi è una situazione nella quale dobbiamo però tenere presente che sia nel comparto dell'industria, che è ancora un comparto che ha 3.579 imprese, 27% del totale, se lo guardiamo il numero più grande, non vorrei a mio avviso che si dimenticasse che questo numero comprende anche l'artigianato produttivo. Sicuramente, no? L'artigianato produttivo lo abbiamo visto, andiamo ad occupati. Io di questo, degli occupati, direi che il dato più significativo che dobbiamo considerare è che c'è una riduzione, l'abbiamo vista, di quello che è il contesto operativo generale, il settore imprenditoriale. Ma l'occupazione non è data soltanto dal settore imprenditoriale privato, no? È una congerie, un coacervo di attività. E il confronto 2012-2015 ci dice che gli occupati sono scesi del 5,1%. C'è sicuramente un orientamento che ancora va verso l'agricoltura, verso i servizi, c'è una stabilizzazione ancora dell'industria, perché l'industria ancora tiene con l'11,30% e quindi tutto sommato è significativo, significa che ancora c'è una diffusione magari di non grandi intraprese, come si chiamano, sul territorio, ma ci sono ancora imprese significative che annoverano una quota di popolazione. Dalla diminuzione degli occupati totali, l'istituto, ringraziamo per il lavoro fatto anche sottraendo tempo alla propria famiglia, al proprio riposo, al lavoro, alla famiglia, al riposo, dalla direzione oltre che dai funzionari e dai dipendenti tutti che sono stati interessati, c'è il calcolo del tasso di disoccupazione 2015, 12-14 per noi, nazionale all'11,9. Più che questo dato, a me interessa il dato della tabella che segue, che sono i disoccupati più gli inattivi, cioè coloro che comunque nel territorio non lavorano. Per Rieti al 2015 sono 24,6 a fronte del 22,5 nazionale. Allora è vero che lo stesso fenomeno si ripercuote a livello nazionale, ma è vero che in Italia nello stesso quinquennio ha camminato molto più velocemente. Cioè da noi chi non partecipa al lavoro è comunque, e non parliamo di fasce di età, parliamo di chi non lavora perché il lavoro o l'ha perduto o non l'ha mai trovato, o forse si è disaffezionato, non lo cerca e purtroppo sono sbagliata, non lo cerca più. Queste persone rappresentano del totale il 24,6%, che in una realtà che dovrebbe crescere, dovrebbe provvedere, dovrebbe assicurare qualcosa per il futuro, è un dato estremamente, estremamente pesante. Il tasso di presempio di inattività, cioè coloro che non sono occupati, che non lavorano, 61.048 come vedete su 158.000 abitanti, 981, quindi circa 159.000 abitanti, 38,4 a Rieti, 36 in Italia. Il tasso di attività comunque non è necessariamente negativo, ha un andamento in recupero. Dal 2011 al 2015 abbiamo 1,7, siamo al 61,6 contro però il 64% del totale Italia. Andando ancora avanti, in questo lavoro che quando ringrazio è perché insomma l'istituto si è impegnato parecchio, abbiamo una verifica anche sui lavoratori dipendenti
quali risultano dai dati IMSS. E quindi naturalmente parliamo del settore privato. Che cosa vediamo? Che in media gli operai, per esempio, sono scesi da 10.200 a 9.086, gli impiegati sono scesi addirittura di circa 500 unità. I quadri sono rimasti invariati, i dirigenti, sono decrementati di 10 unità, gli apprendisti, altro dato negativo, il ricambio, sono decrementati di quasi 200 unità. In totale nel 2014 abbiamo oltre 1.500 unità di lavoratori dipendenti in meno. Un altro dato significativo, e lo sa chi si occupa di economia, sono invece i lavoratori stranieri. Sui lavoratori stranieri c'è da dire che il loro numero è variabile, è stato fatto un riferimento 2013-2014 perché sono numeri fluttuanti, sono lavoratori stagionali, sono lavoratori dell'edilizia, sono imprese, sono lavoratori che appaiono e scompaiono, che non sempre probabilmente sono regolarizzati. Li vediamo anche questi in decremento, in un anno hanno perso 1.300 unità. Le imprese sono ugualmente in decremento. Sono ugualmente in decremento perché probabilmente ci sono delle fasi diverse da considerare di emersione di questo lavoro, della opportunità per questi lavoratori, oppure per chi si serve del lavoro di questi operatori di farli emergere. Un altro dato che ancora porta il segno negativo sono i lavoratori agricoli. L'unico dato positivo, sapete, nel settore del lavoro agricolo, e siamo alla slide numero 13, è quello degli imprenditori agricoli professionali. Passiamo da 68 a 80, sono quelli che sono quindi non operatori diretti, ma che comunque partecipano con una direzione, conduzione diretta, anche se non lavorativa e esecutiva, alla conduzione dell'esercizio. Passati da 68 a 80, sono pochi, ma siccome nell'accezione generale sono, questo l'abbiamo già superata la 13, Paoletti? Siamo la 13. Perfetto. Siccome nell'accezione generale sono coloro che rappresentano una grande proprietà terriera, è significativo che ci sia un piccolo incremento, è un ritorno a questo tipo di attività. I coltivatori diretti purtroppo sono in decremento, perché comunque i coltivatori sono sempre un indice di salute alla fine di un'economia, perché non si può vivere né solo di servizi né di sola trasformazione. Gli operai del settore hanno avuto, quelli a tempo determinato, un incremento. Non faccio un commento specifico perché la stagionalità del lavoro in agricoltura può giustificare come l'adozione di particolari incentivazioni o metodologie, eccetera, probabilmente una delle concause di questo piccolo incremento. Un momento di attenzione agli artigiani e commercianti. Finora degli artigiani non abbiamo parlato per niente, ma con 4.281 posizioni quindi di lavoro autonomo, sono sicuramente un settore ed un'occupazione significativa in provincia di Rieti, lo sono a tutti gli effetti, e noi sappiamo che gli artigiani operano a tutto campo, da un mero servizio alla trasformazione. E poi i commercianti, un'altra forza di questo territorio, con 4.587 titolari attivi. Sono numeri che comunque sono significativi e che inducono anche a sperare che magari siano passati momenti più negativi e che ci sia anche in questo ambito, considerato che il commercio comprende anche un po' più generale attività produttive, eccetera, che ci sia anche una ripresa. Il territorio, compreso anche quello del Comune di Rieti, si ferve insomma di iniziative, la piazza è sempre animata, noi sappiamo che anche nel territorio è così, e quindi si spera che la rappresentanza del commercio, del turismo, eccetera, possa essere un altro dato significativo per il territorio. Infine, i lavoratori, quello che per me è sempre stato un po' ostico e un po' difficile, anche forse sindacalmente, quelli che sono i lavoratori parasubordinati, quelli che sono in parte
i collaboratori di tutti i settori, ma anche i prestatori d'opera, anche quelli che svolgono il lavoro accessorio, sono tutte queste figure, quindi quelli che dipendono sia dalle famiglie, sia dalle imprese familiari, dalle imprese agricole, dalle famiglie stesse, dai soggetti che non sono imprenditori. E in tutti questi vedete che anche qui c'è un dato significativo, 13.950, ma in un biennio abbiamo scalato in negativo circa 1.000 unità. Mentre vediamo che c'è un dato che va a crescere, sono i professionisti, da 571 a 1.180. È una considerazione di emersione, sono spostamenti rispetto a posizioni o a partite IVA pregresse, ma anche forse al convincimento che trovarsi una strada con una professionalità acquisita e per cui si hanno titoli può essere oggi un modo per essere occupati. Anche questa è un'interpretazione, dottore, mi scusi, io almeno preferisco vederla così. Le ultime velocissime due cose che abbiamo da dire sono quelle che riguardano il valore aggiunto provinciale. Il valore aggiunto provinciale, il plus valore, quello che produciamo, non quello che è il nostro PIL, ma quello che poi forma da ogni settore, da quello che poi forma il PIL, il valore aggiunto, il passaggio di valore partendo e sottraendo i beni che si sono consumati, vediamo che nel 2015 ha complessivamente 2.861,7 milioni, vediamo che ha subito un leggero incremento. E questo è un dato positivo, soprattutto se noi lo rapportiamo al fatto che abbiamo visto che sono di meno gli occupati, che è di meno il complessivo totale del sistema delle imprese. Quindi è un dato che ha una significatività positiva e che ci dice qualcosa per il futuro. Naturalmente la direzione ha voluto alla fine rappresentare un elemento che è il valore aggiunto pro capite. Il valore aggiunto pro capite è, se è significativo da una parte, è sempre, almeno così lo considero l'azienda, da un'altra parte un po' un capestro, no? Perché misura un plus valore all'interno di un sistema. E il valore aggiunto pro capite a Rieti 18.019,80, e non è tanto diciamo il significato in sé, quando che l'Italia ha un valore di 2407,46 euro, quindi siamo a 24.000-18.000. Questo sicuramente è un dato che non rappresenta un elemento positivo, ma che rapportato a quello che è comunque il valore generale indica che c'è un movimento e che forse nel senso del movimento bisogna lavorare, e tutto quello che ci dirà da adesso in poi il direttore è anche in questo senso, no? È l'impegno anche dell'istituto in questo percorso. Scusate la lunghezza e proseguiamo. In realtà non ci lascia, nel senso. No. Se foste tutti d'accordo preferirei non usarlo il microfono che mi intralza. Allora, una breve presentazione della sede, poi tornerà a parlare il presidente a proposito dei ricorsi che diciamo viaggiano sul comitato. E, siamo il 99, e, io sono il dirigente, l'unico dirigente, c'è un'agenzia Poggio Mirteto di cui qui peraltro abbiamo anche il responsabile. E siamo 99, di cui anche un dirigente medico e due infermieri, perché sapete che svolgiamo anche quel tipo di attività. In realtà, considerato le assenze medie, incluse anche le ferie, assenze ovviamente tutte legittime, non sto parlando di assenteismo, in realtà siamo 68, che poi è la stessa media del Lazio. Questo è un dato importante per dare la misura. E questo dato poi è importante anche per capire il know-how che è necessario per erogare i nostri servizi, perché da una maschera che vedremo, da una tabella che vedremo dopo, abbiamo circa 1.500 prodotti. È chiaro che adesso noi esamineremo, è ovvio, i più conosciuti, quelli che poi impattano più sul territorio, però in realtà bisogna conoscerli tutti, perché anche quando capita l'unico caso nell'arco di 6 anni bisogna comunque saperlo affrontare. Quindi c'è un livello di competenza altissimo, come in tutte le sedi d'Italia, ma ovviamente Rieti non fa eccezione, tutt'altro. Del comitato ha già parlato il presidente, quindi questa tabella è stata già illustrata.
È importante invece l'attività del comitato provinciale, come si estrinseca anche questo per il territorio. Diciamo che il comitato fa da filtro, in sostanza, di precontenzioso, prima che poi si arrivi al contenzioso vero e proprio. Prego. Poteva anche illustrarle lei, perché tanto insomma, abbiamo diffusamente parlato dell'attività del comitato, però quello che è significativo non è tanto questa tabella che voi vedete, la tabella numero 20, che così esaminiamo velocemente, che è l'attività del comitato, l'attività supportata da tutti gli uffici che fanno istruzione e preparazione delle pratiche, ha camminato precedentemente con le precedenti presidenze e sta camminando adesso per arrivare all'esaurimento di quello che sono, cioè all'esame puntuale, sempre nei termini di legge, di quelli che sono i ricorsi presentati dai cittadini. E in questo senso noi dobbiamo dire che siamo arrivati a avere in istruttoria oggi 16 ricorsi sanitari e 30 ricorsi amministrativi, e quindi riteniamo che insomma siamo veramente in una fase di lavoro positivo, e speriamo con la nostra continua insistenza di arrivare a portare il completamento non appena gli uffici hanno potuto, almeno diamogli il tempo materiale, lavorare i ricorsi. Per il contenzioso giudiziario sui ricorsi respinti, dottoressa, se volesse cortesemente dirci una cosa. Sì, dunque, questo è un dato parziale di tutto il contenzioso, poi lo esamineremo dopo il dato totale. Questi sono solo i ricorsi che sono stati decisi in comitato, i cui utenti e i cui patronati ovviamente hanno deciso di andare innanzi al giudice, quindi di andare in contenzioso giudiziario. È un dato secondo noi molto confortante, in quanto in realtà nonostante l'alto numero di ricorsi definiti negativamente, quindi di ricorsi sfavorevoli, non accolti, quelli che poi decidono di andare in giudizio sono pochi, il che evidentemente il non accoglimento è stato socialmente accettato, nel senso che si è ritenuto anche giusto, oltre che legittimo. E comunque anche di quei relativamente pochi che sono andati poi innanzi al giudice, l'esito favorevole poi è stato ulteriormente, diciamo, recapitato dal giudice stesso, per cui in realtà anche dal punto di vista della legittimità si lavora in maniera molto molto lineare. E infatti da quando sono io presidente di fatto non ho mai rinviato ai comitati centrali praticamente nulla, quindi insomma tutte le decisioni sono state ampiamente condivise anche dalla direzione. Passiamo adesso a esaminare... Perché non abbiamo detto, dottoressa, una cosa, che in realtà nel sistema previdenziale riformato il direttore di sede ha il potere di bloccare entro 5 giorni le nostre decisioni. Decisioni del comitato. Cosa che non ho mai fatto, cioè non ho mai rinviato al comitato centrale le decisioni prese dal nostro comitato, non le ho mai sospese, ecco, questo è il termine tecnico. Poi passiamo ad analizzare come si arriva in IMS, tutti i vari canali di comunicazione, quindi ovviamente non solo l'IMS di Rieti, ma l'IMS in genere. Quello più conosciuto è lo sportello, quindi ovviamente il front office, che è articolato in una reception che dà ovviamente le primissime informazioni, gli sportelli veloci che danno prevalentemente il PIN, protocollazioni e cose comunque appunto molto veloci. E poi ci sono le postazioni di consulenza in cui riceviamo gli utenti e cerchiamo di dare immediatamente una risposta alle esigenze. Il responsabile URP è la collega, che in questo momento non è presente perché appunto sta lavorando, è la collega che in ultima istanza tratta dei casi più particolari che possono verificarsi nel quotidiano. Esamineremo dopo più dettagliatamente i dati di accesso, che sono anche abbastanza significativi per il nostro territorio e sono peraltro correlati all'anzianità di cui si diceva prima. Un altro sistema per arrivare all'INPS è quello del contact center, quindi il numero verde, a cui risponde un gruppo di lavoro esterno peraltro all'INPS, quindi è un outsourcing, collocato in Puglia, se non ricordo male, nella zona del Barese. Danno comunque, sono molto preparati, riescono a dare anche le prime, fanno un buon accoglimento e soprattutto fissano gli appuntamenti. Ecco l'altro canale, l'agenda degli appuntamenti, noi riceviamo tutti i giorni, nei pomeriggi, anche se ne riceviamo ovviamente gli utenti che hanno una casistica che non si può affrontare nell'immediato. Ma devo dire che molti di questi appuntamenti vengono risolti già telefonicamente, cioè l'utente, dopo che comunque ha preso l'appuntamento, non ha nemmeno bisogno di scomodarsi per venire da noi, perché riusciamo con questa interlocuzione telefonica a risolvere, quindi penso con soddisfazione. Altri canali,
L'INPS risponde, questo è un canale nazionale, attraverso un'app che si scarica ovviamente gratuitamente. E è importante che si acceda in INPS dopo la legge della decertificazione, che ormai risale a più di 3 anni fa, solo via telematica. Quindi per chi ha bisogno di lavorare, cioè per chi vuole presentare una domanda in proprio, comunque c'è bisogno del PIN, oppure ovviamente tramite l'attività degli enti di patronato, che per noi sono, cioè, sono il nostro alter ego, ma il nostro completamento sostanzialmente, senza di loro non ce la faremmo, è ovvio. Dopodiché c'è lo sportello mobile, che è un servizio di nicchia, è un servizio telefonico con un PIN particolare, è un servizio di nicchia perché è rivolto ai titolari di indennità di accompagnamento che abbiano 80 anni o più e ai non vedenti. E spero, considerando che tutte le sedi d'Italia hanno dei centralinisti, peraltro persone assolutamente valide, noi ne abbiamo due, che erano uno ex INPDAP, diciamo, e uno IMSS, spero che questo servizio possa estendersi anche a pensionati ovviamente un pochino più giovani. Ecco, una nota, visto che ho parlato di ex INPDAP, di questo avevamo già chiaramente fatto ampia nota la volta 2 anni fa sostanzialmente, la nostra è una sede integrata. Nel senso che, come sapete, l'INPDAP era stato soppresso a fine 2011, quindi ormai è stata fatta un'integrazione che si può, insomma, senza tema di smentita, definire completata, ultimata. Nel senso che c'è stata un'osmosi anche di formazione, un'osmosi anche di tipologie produttive per soggetto, frutto di una formazione che insomma, si è protratta per molto tempo, ma sta portando i suoi frutti. Ecco la tabella che vi avevo preannunciata, gli utenti ricevuti in sede, cioè quelli che arrivano allo sportello. È un dato interessante sotto vari profili. Gli accessi totali tra il 2013 e il 2015 sono aumentati. Nel 2013 però ancora le sedi erano separate, quindi in questi accessi non ci sono quelli ex INPDAP. Quindi forse in realtà è un dato che non riusciamo ad avere, ma forse in realtà non sono aumentati così tanto come lo sarebbero stati se fossimo stati accorpati ancora prima. È aumentato leggermente il tempo medio d'attesa, che è passato da 22 a 25 minuti, però perché? Perché il tempo medio allo sportello anche esso è aumentato, il che significa che gli utenti, quando si recano da noi, vengono serviti meglio, vengono accuditi meglio, si trattengono di più. Devono aspettare un pochino di più, ma si trattengono di più, quindi immagino che vengano soddisfatti meglio. Questo immagino intendo che sono dalle rilevazioni che abbiamo avuto del grado di soddisfazione degli utenti, non mi risulta che non ho presentato una tabella, ma non ci sono state grosse lamentele, almeno formalizzate. Ecco, questi invece sono gli utenti ricevuti per appuntamento. E in questo senso c'è stato un significativo aumento per ciò che riguarda le prestazioni e una diminuzione per ciò che riguarda i flussi. Questo significa che alle prestazioni normalmente si vengono a chiedere ovviamente tutto ciò che è a sostegno del reddito, quindi indennità di disoccupazione, detto grossolanamente, cassa integrazione, e tutti i servizi pensionistici. È diminuita invece l'attività dei flussi, di cui peraltro non ci sono approfondimenti in questo lavoro, volutamente, perché col Presidente, soprattutto per una richiesta del Comitato, perché il Comitato non si occupa di tutto ciò che riguarda le entrate dell'Istituto, ovviamente ha voluto privilegiare tutto ciò che riguarda le prestazioni. Però questo dato è importante. È importante per due motivi, perché sicuramente segnala che il gruppo di lavoro dei flussi, cioè tutti quelli che si occupano delle entrate, guardo Alba che è qui, lavora molto bene, per cui non c'è bisogno che si crei un appuntamento, ma dall'altro purtroppo significa che chiaramente c'è stata una contrazione dell'attività, per cui è ovvio c'è stato meno bisogno. Questo è il catalogo prodotti, è un dato che avevo già illustrato prima. I nostri prodotti qui sono disaggregati ovviamente a livello minimo, però parliamo quasi di 1600 prodotti. 1600 prodotti significano tanti, non altrettanti applicativi, ma quasi, e soprattutto tanti passaggi che negli applicativi bisogna fare, che non sempre sono banali. Per cui in una sede piccola questo dato lo diventa ancora di più, perché come potete immaginare in una sede grande c'è una forte specializzazione considerando il numero delle persone. E quindi nella specializzazione c'è anche un'economia di scala. Nel nostro caso ci sono dei colleghi che si occupano di uno spettro di attività vastissimo e quindi si devono aggiornare e informare su tutto, con il dispendio di energia, il dispendio ovviamente anche di energie mentali, ma poi anche chiaramente una produttività che potrebbe essere diversa se ci fosse l'economia di scala, ma
voglio dire, per noi va bene così, perché vuol dire che stiamo servendo bene il nostro territorio. E questo è il dato, ecco, il cuore, diciamo, dei nostri ragionamenti. Queste sono le pensioni vigenti, cioè quante pensioni vengono pagate dall'INPS di Rieti al 2013, chiaramente per differenza abbiamo ragionato, e poi sul 2015, con le varie tipologie. Notiamo che in assoluto c'è stata una leggera... Dunque, queste sono le pensioni vigenti, che non significa... non è il numero dei pensionati, sono solo le pensioni vigenti. Il numero dei pensionati lo vedremo sulla maschera successiva, perché chiaramente ci sono dei pensionati che percepiscono più pensioni, ovviamente causalmente legate a una tipologia. Il numero assoluto è leggermente diminuito. È leggermente diminuito perché ovviamente si va in pensione più tardi, per cui in queste tabelle sono presenti anche i baby pensionati, no? Anche quelli che sono andati ovviamente in pensione 20 anni fa e che comunque sono ancora molto giovani. Però il fatto che adesso si percepisca la pensione più tardi ovviamente ha inciso. E, piccole notazioni, perché sennò chiaramente andiamo avanti. L'importo mensile, anche questo è molto significativo, una discrasia che è molto evidente, che chiaramente a me, che peraltro vengo dalla gestione pubblica, è l'importo mensile della gestione pubblica rispetto a quello dei privati, che è significativamente più alto, parliamo quasi del 60-65% in più, come anche significativamente più alto l'importo dei fondi, delle pensioni erogate per i fondi sostitutivi e i fondi integrativi. In questo senso chi, soprattutto della stampa, sa che l'INPS sta per un'operazione, l'INPS nazionale, per un'operazione di grande trasparenza, voluta peraltro dal neo presidente, sta evidenziando alcuni dati, non necessariamente quelli della gestione pubblica, ma soprattutto di alcuni fondi che sono molto legati, o lo sono stati per molto tempo legati, al sistema retributivo, e chiaramente hanno portato a degli importi significativi rispetto al fondo pensione lavoratori dipendenti, che è passato immediatamente al contributivo, e quindi chiaramente, ecco, gli importi sono insomma, inferiori ai 1000 euro. Andiamo avanti. Grazie. Oh, qui invece parliamo del numero dei pensionati della nostra provincia. E dati 2013-2014, purtroppo non sono disponibili dati più recenti, non riusciamo dai nostri applicativi ad estrapolarli. Questi sono i dati forniti dall'istituto, sono anche quelli del bilancio sociale, peraltro di quest'anno, disaggregati ovviamente per provincia. E, i nostri pensionati sono 32.000, erano nel 2013 32.000, leggermente diminuiti nel 2014. Come vedete c'è un numero significativo di pensionati che percepiscono la doppia o addirittura la tripla pensione. E ci sta, nel senso che può esserci il classico caso della signora che percepisce la pensione superstite, chiaramente diminuisce perché sappiamo che è legata al reddito, più la propria pensione di vecchiaia, più quella di invalidità. Ecco, sono le signore, anche i signori. Anche i signori, ma i signori per questioni reddituali sono sempre molto meno. E poi le signore, perché di solito li sotterriamo i nostri uomini, e quindi anche per questo. Questo è un dato significativo. Io avrei voluto fare raffronti nazionali, ma chiaramente sarebbe complicato il lavoro per me, ma anche per voi assistere. Però è un dato significativo, considerando gli indici strutturali che abbiamo visto prima e considerando l'invecchiamento della nostra popolazione, è chiaro che le uniche pensioni che aumentano sono proprio quelle legate ovviamente all'invalidità e soprattutto all'indennità di accompagnamento, la cui età di erogazione si è alzata, perché comunque i criteri per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento sono diventati più rigidi, però ovviamente il numero assoluto è significativo. Bene, questi è una tabella relativa al numero dei pensionati, qui di altre tipologie rispetto all'IVS che abbiamo visto. Anche qui c'è la presenza di doppie pensioni. Ecco, l'IVS più le indennitarie è il classico caso che dicevamo prima, quindi persone normalmente over 65, ma anche over 70, over 80, che percepiscono la doppia pensione. Anche qui è significativo che c'è stata una leggerissima diminuzione nel rapporto 2013-2014, proprio per i presupposti che abbiamo già evidenziato. L'importo medio mensile è quello, nel senso che poi è frutto delle rivalutazioni normali, quindi più o meno è rimasto stabile. Okay. Ecco, questo è il dettaglio delle pensioni vigenti. Questo è un dato invece 2013-2015.
con l'importo medio mensile. È un dettaglio di quello che abbiamo visto. Relativamente alle tipologie, quindi vecchiaia, invalidità, superstiti, le pensioni, assegni sociali, ormai tutti assegno sociale, e l'invalidità civile. Come vedete c'è stata una leggera diminuzione per le pensioni di vecchiaia, sono aumentate quelle di invalidità, leggermente diminuite quelle superstiti, evidentemente la mortalità è più bassa, fortunatamente, stazionari gli assegni sociali, l'invalidità civile invece è significativamente aumentata, i motivi li abbiamo già esposti. Okay. Oh. E qui iniziamo invece con le prestazioni, quelle che noi chiamiamo prestazioni a sostegno. No, Duca, parlo, no, questa è ancora l'invalidità civile, questo è un dato specifico dell'invalidità civile. Questa è una tabella che io tenevo a inserire, soprattutto non tanto per quanto riguarda i numeri assoluti, quanto per il tempo medio di erogazione. Il tempo è purtroppo abbastanza alto. In questa attività, però, io ci tengo a dire, perché per questioni normative, non è un'attività esclusivamente IMSS, ma è un'attività che risente anche dei tempi burocratici di organizzazione della ASL. È un dato nazionale, cioè in Italia è in corso una sperimentazione per pochissime sedi, penso che in tutto siano una decina, 10-12, che hanno internalizzato l'attività di invalidità civile. Appena arrivata, il presidente Marchegiani se lo ricorderà, abbiamo riprovato col presidente Paolucci a provare a internalizzarla anche noi, anche perché il primario medico che in questo momento non c'è ovviamente era più che d'accordo, non siamo riusciti per questioni organizzative dell'istituto, non nostre. Avrei voluto tanto internalizzare, perché sono certa che quando accadrà i tempi saranno non dimezzati ma anche di più. E nonostante l'impegno del comitato regionale? Nonostante la volontà del comitato regionale non è stato possibile. Chiaro che c'è un problema politico-economico. Il direttore dell'istituto ha deciso di limitare la sperimentazione a alcune sedi e non estenderla, perché chiaramente è una sperimentazione tutta a carico dell'INPS. La regione avrebbe dovuto in teoria finanziare questa cosa con tutti i limiti. L'onorevole sa già che la sperimentazione è in corso a Frosinone e a Roma Centro per quanto riguarda il Lazio. Frosinone ormai nei termini di un mese di erogazione dell'invalidità civile, quindi hanno praticamente azzerato la tempistica. Per Roma Centro la cosa è un pochino più particolare, perché è un'aggregazione di varie ASL, le ASL non rispondono all'organizzazione dell'INPS, quindi è un po' più caotica, però comunque anche nelle altre sedi d'Italia il dato è stato significativamente abbattuto. Per quel che ci riguarda, purtroppo la tempistica è questa, e comunque non è altissima, perché siamo comunque migliori del Lazio, e anche a livello nazionale, a parte altre piccolissime sedi, non è molto più bassa. Purtroppo risente, ecco, della presenza di due grandi istituti, l'INPS e le ASL, che chiaramente noi colloquiamo bene perché è tutto telematico, peraltro in alcune province non è così, ancora gira il cartaceo, ma chiaramente poi dipende da organizzazioni che non rispondono a me, che non rispondono comunque all'INPS. Ok. Ecco, questa tabella invece è la trasformazione sostanziale, la tabella di quanto occorre per trasformare le invalidità civili in assegni sociali quando si superano i 65 anni. Questi sono i nostri tempi, ovviamente sono tempi velocissimi, è chiaro. Quando si tratta di trasformazione c'è solo l'attività dell'INPS e ovviamente riusciamo molto meglio, ecco, se non altro perché è un'attività tutta interna. Ok. Queste invece sono le pensioni erogate negli anni, perché nel precedente abbiamo visto quelle vigenti e il numero di pensionati. Queste sono quelle erogate. Sono, diciamo, delle tabelle molto interne che vi mostro soprattutto per la questione dei tempi. I tempi della gestione privata di erogazione sono leggermente più alti rispetto a quelli della gestione pubblica. Nella gestione pubblica praticamente non c'è mai soluzione di continuità tra l'ultimo stipendio e pensione. Quindi senza soluzione di continuità. Anche questo non è banale, perché come potete immaginare in zone in cui la posizione assicurativa dei dipendenti pubblici non è stata sistemata, mi riferisco ovviamente ai vari ministeri, comunque a Roma, quest'anno si è verificato che per alcune sedi di Roma, e ripeto per problemi anche esogeni alla sede, ci sono stati professori soprattutto che non hanno percepito, non avevano lo stipendio già da settembre e hanno avuto la pensione a febbraio-marzo. Nel nostro caso riusciamo a collocare bene con i nostri interlocutori, con i nostri enti, e soprattutto anche con il MIUR, e quindi riusciamo praticamente a non avere soluzioni di continuità.
Nel privato è quasi tecnicamente impossibile non avere soluzioni di continuità perché non abbiamo l'afflusso dei contributi dell'ultimo periodo, ma i tempi sono ovviamente sono ottimi in ogni caso e tendenzialmente devono rimanere così. Okay. Poi c'è il dato, adesso ci saranno due tabelle relative alle ricostituzioni, che è un prodotto che sta molto a cuore ai nostri pensionati, perché attraverso le ricostituzioni, in questo caso le contributive, con la sistemazione dei dati contributivi che magari sono affluiti successivamente, la pensione normalmente si spera che chiaramente venga ridefinita in positivo. Non è sempre così, perché da una ricostituzione può derivare anche un debito, e quindi con tutte le conseguenze. E, a fronte di una... qui parliamo... mi preme parlare del triennio intero perché a fronte di una giacenza abbastanza alta, che era frutto anche di una carenza di personale che chiaramente si è sistemata con l'arrivo del gruppo dei dipendenti pubblici, la giacenza finale adesso è praticamente iniziale se consideriamo che il tempo di lavorazione che l'istituto prevede per questo tipo di pratiche è di 3 mesi, ne affluiscono circa 100-120 al mese, come vedete è un dato sostanzialmente inerziale. E, per i supplementi va ancora meglio e peraltro ci sono dei colleghi, c'è un collega adesso in particolare che li lavora e li lavorerà in telelavoro, cosa che ci dà grossa soddisfazione, e quindi sono dati che verranno praticamente azzerati. Okay. Queste invece sono le ricostruzioni documentali, sono quelle che le ricostruzioni documentali normalmente vengono lavorate, come diciamo noi, batch dall'istituto, vengono lavorate in automatico. Quelle che non vengono lavorate in automatico o a domanda tornano da noi. Anche qui è un dato che si è sostanzialmente aggirato a fronte di giacenze che erano un paio d'anni fa abbastanza notevoli. Anche qui grazie ovviamente al contributo di chi faceva altro e si è dedicato a questo tipo di attività. Okay. Ecco qui, ecco, scusate, avevo già anticipato prima, le prestazioni a sostegno del reddito. Ora, sono dati che non è facile da interpretare perché, come voi sapete, sotto l'indennità di disoccupazione ci sono vari tipi di erogazioni che però hanno anche una fonte normativa diversa e quindi titoli diversi, quindi non è facile analizzare i dati. E, parliamo quindi dell'indennità di disoccupazione l'ordinaria, che non esiste più, l'ASPI, che... sono residui, ma parliamo di poche decine, mini ASPI e NASPI, e fra un po' anche l'ASDI, che ovviamente ancora non abbiamo. E, dunque, le colonne sono divise in tre blocchi, le domande definite, le accolte di fronte alle richieste, e quando non sono accolte è perché appunto non c'era titolo, quindi questo dato mi fa pensare a quanto comunque ci sia un bisogno anche di provare a chiedere, perché uno scarto di nel 2013, ma anche nel 2015, uno scarto di 1.500 pratiche fa pensare che comunque ci sono comunque 1.500 persone che pur non avendo titolo, alle quali noi non potevamo erogare la prestazione, ma comunque evidentemente ne avevano bisogno e ovviamente non possono essere coperte. I percettori, come vedete, sono meno delle domande, ma perché nel corso dell'anno, per questioni normative, ovviamente bisogna reiterarle, per cui chiaramente il percettore è un numero inferiore. La mobilità ha subito varie oscillazioni, per la mobilità l'aggiornamento è opposto, perché viene erogata in un momento e va a cavallo anche dell'anno dopo, per cui chiaramente i percettori in questo caso sono di più. La DS agricola è sostanzialmente stabile. Gli LSU sono, ormai li conosciamo per nome praticamente, perché ne abbiamo molti, nel senso che rispetto al nostro territorio sono molti, ma il numero assoluto non è particolarmente alto, ma come vedete ci sono anche percettori che non vengono serviti dall'INPS di Rieti ma da altre province, ma sono residenti da noi, e questo è un classico segnale di mobilità, nel senso che probabilmente vengono dalla provincia di Roma o provincia limitrofe, Viterbo, immagino, non di più. Okay? Queste sono le altre prestazioni. Ecco, un dato interessante è il TFR. Parliamo del TFR fondo di garanzia e fondo di tesoreria, non parliamo del TFR pubblico. Voi sapete che per quanto riguarda i dipendenti pubblici il trattamento di fine rapporto viene erogato direttamente dall'INPS. Questo trattamento invece è quello per i dipendenti lavoratori privati, che viene erogato dall'INPS solo in sostituzione del datore di lavoro privato, quindi in caso di fallimenti, nel caso di trattamento di fine rapporto con il fondo di garanzia o nel caso di accantonamenti per le grandi aziende per quanto riguarda quello di tesoreria.
Le domande ovviamente sono fortemente aumentate perché il numero di fallimenti è aumentato in maniera esponenziale, per cui chiaramente si ripercuote anche su quello che noi eroghiamo. Poi ci sono le cosiddette prestazioni minori, la legge 104, queste sono le autorizzazioni a usufruire e sono stranamente queste leggermente diminuite, probabilmente nonostante che la norma lo prevede, evidentemente c'è anche una maggiore attenzione a una richiesta, perché una legge 104 prevede, come voi sapete, la possibilità 3 giorni al mese di accudire la persona che, o se stessi nel caso in cui si abbiano dei problemi ovviamente certificati, o immagino un anziano, parenti. Quindi il minor numero di richieste probabilmente significa che c'è anche, non solo da parte nostra, maggiori restrizioni, ma quanto appunto un'attenzione a chiederlo diversa, per cui si sta più attenti. La garanzia giovani. E poi c'è il dato di garanzia giovani, che è una nuova prestazione. E questi sono immagino che la conosciate, sono i ragazzi, no, diciamo, quelli finanziati dall'istituto che fanno una sorta di tirocinio, lo chiamo grossolanamente così, ma rende il senso. E ne abbiamo 1100 spazi nel territorio che comunque si sono avviati nel mondo del lavoro, con una certa soddisfazione evidentemente da parte nostra. Ok? Oh, poi, specularmente alla tabella che abbiamo visto prima, questo è il numero dei pensionati provenienti da altri paesi, da paesi extracomunitari e paesi dell'est. E è un dato leggermente in aumento perché chiaramente per i primi extracomunitari cioè l'età media è avanzata ovviamente anche per loro, per cui chiaramente percepiscono pensioni. Come è leggermente aumentato anche il dato, significativamente aumentato il dato di coloro che percepiscono sostegno al reddito, perché ovviamente essendo dipendenti di aziende, ovvio, è un dato che ho voluto scorporare soprattutto per dare anche il segno della presenza comunque significativa sul territorio e dell'apporto di queste persone, perché nel momento in cui percepiscono ovviamente un sostegno al reddito, perché è chiaro hanno lavorato. Oh, e questo è il dato della cassa integrazione guadagni, questo è in ore, quindi sono ore erogate, autorizzate, perdono. E qui si passa il dato più importante è quello del 2000, più importante nel senso più pesante, è quello del 2014, in cui c'è stata un'esplosione, parliamo di 2 milioni e 220 mila ore di cassa integrazione, tutta compresa, quindi senza di differenziare. Nel 2015 sicuramente abbiamo risentito di diversi fattori, quindi è un dato probabilmente un pochino spurio in questo senso. La deroga è crollata perché è stata sostanzialmente abrogata, quindi c'è stato un residuo, adesso è stata abrogata ma già a fine anno stava scemando. È un dato che nel 2015 ha risentito però di un cambio normativo, quindi di fatto non abbiamo autorizzato per 3 mesi, quindi diciamo che ci dovremo rivedere in questo senso nel 2016 per calcolare effettivamente quanto del 2016 era di competenza del 2015. È chiaro che questa tabella non lo riporta. Sicuramente comunque in assoluto c'è stata una diminuzione. Il 2014 ha segnato la fine o comunque insomma le difficoltà di tante tante aziende, e questo è il risultato. Okay. Ecco, l'ultimo dato sono i DURC. Allora, i DURC lavorati nell'anno. I DURC lavorati da Rieti sono passati dai 13.000 del 2014 ai 19.000 del 2015. È un dato che può significare tante cose. In realtà è cambiato anche l'impostazione normativa di erogazione, per cui in realtà c'è anche tanto di interno, c'è anche tanto di normativo, soprattutto tra il 2013 e il 2014, è difficile anche spiegarlo. Però è un dato che comunque sta a significare un certo movimento del mercato, perché nel momento in cui si chiede il DURC evidentemente se ne ha bisogno per appunto o partecipare a gare o ricevere finanziamenti. È aumentato anche il numero delle pubbliche amministrazioni che l'hanno chiesto, quindi comunque c'è un movimento che in qualche modo fa il paio con il valore aggiunto che abbiamo visto nelle tabelle precedenti, che ha retto in qualche modo, quindi è un dato positivo per quel che ci riguarda. Ecco, e qui chiudiamo con il nostro contenzioso, cioè quanto la conflittualità tra noi e i nostri utenti in sostanza. Non è un contenzioso, considerando il numero dei prodotti che eroghiamo e quello che abbiamo descritto è uno spicchio di tutto quello che facciamo, il contenzioso non è molto alto.
Il che vuol dire che non solo il nostro avvocato interno lavora bene, ma lavorano bene evidentemente anche gli avvocati del territorio, perché non stimolano così tanto, e questo è positivo. E il definito ovviamente non fa riferimento, come potete immaginare, ai dati dell'anno stesso. La definizione di solito si ha dopo 2-3 anni, per cui è difficile diciamo, interpretare i dati. Però diciamo che c'è stato un leggero aumento nel 2015, insomma, un importante aumento nel 2015, ma perché è aumentato anche il numero delle prestazioni erogate. Chiaramente lavorando di più, erogando più prestazioni, si forma anche più contenzioso. Però diciamo che ho intenzione di monitorare questo tipo di tabella per verificare quanto poi gli esiti, cioè quanto poi questo contenzioso, come arriva alla fine, per anche verificare poi l'opportunità. In questo senso vorrò pubblicarli i dati successivamente, perché chiaramente devono essere presi in considerazione anche da chi poi avvia. Attualmente abbiamo pendente 825 ricorsi.